Cara Fernanda, tu non mi conosci, no? Ma io sono Giannuzzo Scarface. No, signor Pesante. E oltre ad essere uno pesante, sono uno anche che scrive canzoni. E io sono stato ingaggiato dai tuoi compagni di classe per scriverti una canzone. Perché mi hanno detto che oggi è un giorno molto, molto importante. Il 18 di maggio 2020. Allora io, sai, io sono pesante, io non è che tengo catena d'oro a ruquello, io tengo una catena in motosega, anche per farti capire, tipo i personaggi sogno. Però siccome a me piace scrivere canzoni, io mi sono messo a disposizione i tuoi compagni di classe. E che è successo? È successo che naturalmente io ho pensato, no, fammi fare una chiacchierata con questi amici tua, così mi fanno capire un poco come si è fatta, no? Perché mi hanno detto che tu sei una... importante. Tenace. Naciota. Simpatica. Socievole. Ma piacevolissima. Solare. Amorevole. Magica. Umile. Amica. Presente. Testarda. Vecchiata. Generosa. Bellissima. Premurosa. Che poi, capito, tu in tutti questi anni li hai tenuti tutti i vicini, raggruppati, e quindi perché hai fatto leva, no, sulle tue capacità. Aggregante. Indispensabile. Generosa. Propositiva. Schietta. Intraprendente. Comprensiva. Vulcanica. Allegra. Generosa. Splendente. Simpatica. Caparbia. Brillante. Allora io ho detto, fatemi la conoscere se voglio una, facciamo, ditemi anche una cosa, ad esempio, no, immagino che voi abbiate tutti una stessa, no, veduta, opinione da Guaiuna. Ad esempio, ditemi un po' che animale rassomiglia, non so, può rassomigliare tipo la regina, catena, tutti così, così, non so, ditemi voi. E là sono nati i primi problemi. Io all'inizio pensavo, ma chi sono ubriachi? E invece alla fine, capita, è che tutto, ognuno dei tuoi amici, effettivamente, la visione che hanno di te è... E per molti di loro, in un certo qual modo, si è trasformata negli anni. Considera che c'è ancora uno zoccolo duro di persone che ti vuole, cioè, ti considera come il primo giorno, o il secondo, non lo so, Però, capito, c'è uno zoccolo duro di persone che è veramente tradizionalista, eccetera. C'è una frangia dei tuoi compagni di classe che non lo so come un cazzo ti pensano. Vabbè, comunque io no. Io ho pensato, ma vabbè, chiediamo a chi, ditemi un po' a che animale, qual è l'animale, una cosa così ci posso scrivere la canzone, insomma. E chi sa che mi hanno detto? Chi si mi hanno detto? Un bocchetto un po' tigre. Pantera. Chioccia. Condor. Carolina. Labrador. Gazzella. Meno male che c'è uno zoccolo duro, amici, che ti considera sempre e sempre. L'amica della biscia. 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 A biscia. Biscia. Ho chiesto pure a loro per capire, no? Ditemi, ad esempio, non so, un personaggio famoso, perché mi hanno detto che tu, capiva? Biscia, regina, cosa, Egitto. Pensate, vabbè, questi ci avranno una visione uniforme. Che personaggio mitologico, storico, vi ricorda questo guaglione? Dicici un po'. E chi sa che mi hanno detto? Chi si mi hanno detto? Arianna, è il nostro filo conduttore. Venere di Milo. Afrodite. Giovanna d'Arco. Regina Elisabetta. Venere. Arianna. Nefertiti. E Minerva, la dea della lealtà e lotta, della guerra giusta e della saggezza. E la teia la marina, e come va? Però, aspetta, c'è sempre uno zoccolo duro.
di persone che si considera come al primo giorno, cioè sempre la regina più importante del mondo, cioè... Guardami negli occhi! Fernanda. Cos'è difficile, non è che... capì? Cioè io ho investigato... cioè, PTD, no? Io pure mi sono messo a chiedere, allora siccome mi hanno mandato un paio di fotografie tue, ma è clarissimo, c'è un'altra cosa. Cioè, capì? Allora ho chiesto pure, ma allora ragazzi, vediamo di trovare un punto comune sull'aspetto via, cosa, apparenza, come si comporta, cioè, gli ho chiesto a questi compagni di classe, ma quando voi incontrate... Fernanda. No, chi era la prima cosa che vi piglia, vi cose... Fernanda. Nella miseria anche qui non sono riuscito a trovare un consenso per poterti scrivere una canzone. C'è una frangia dei tuoi compagni di classe che si è vivuta completamente un ciriegio. Cioè, Kiri, quando ti vedono la prima volta, cos'è che ti guardano? Kiri, ti guardano... Il naso! Occhi profondi. Taglia 48. Sorriso. Nei... Ma tu non devi disperare perché ti ripeto, c'è sempre quella frangia di tradizionalisti, no, che mi ci includo pure io, mannera miseria, che quando ci sono, cioè capito, già pure due giorni prima che ti vidano, no, già pensano che, oh, io vado incontro Fernanda, non vedo l'ora, capito, che è la prima cosa che ci guardi. Le tette odierne, quelle di oggi. Tette. I minne. Le minne. Le tette. Le tette, vabbè. Tettona. Quindi, come puoi vedere, non c'è una visione uniforme, cioè ci sono queste frange dei tuoi compagni di classe che io non lo so che cazzo di piglia dalla cap. E io sono andato anche là in maniera violenta e ho detto, voglio guardare che vi piglia la catinazza e vi taglia la cap. E chi si mi hanno detto, oh ma no, così, colà. E io ci ho detto, guarda, la canzone non va a puzzufà. Se ci volete mandare un messaggio, mandatecela così. Fernanda. Buon compleanno. No. Buon compleanno. Fernanda. Ti voglio bene, sempre. Auguri. Fernanda. La vita ti sorrida sempre. Buon compleanno. Tanti auguri. Fernanda. Buon compleanno. Zia Fernanda. Tantissimi auguri. Fernanda. Buon compleanno. Auguri di buon compleanno. Fernanda. Tantissimi auguri. Fernanda. E grazie per farci sentire così vicini anche se così lontani. Amica mia, tanti auguri per i primi 50. Un ormai prezioso abbraccio di auguri. Ciao. Fernanda. Personaggio del mio passato, del mio presente e del mio futuro. C'è sempre. Grazie, va. Fernanda. Preside. Sei sempre nel mio cuore. Ai prossimi 50. Fernanda. Mannaggia, mi sono scordati di la cosa più importante. Ne cado dopo i 50 anni. Il cielo è sempre più blu. Pam para bam pam para bam. Mio del cuore, lo sai che ti voglio bene, ma ti devo dare una brutta notizia. Benvenuta nel club delle donne di mezza età. Vedi io come mi sono ridotta, e anche tu presto sarai proprio così. E guardami in gialluchi. Scherzavo! Ti mando tanti baci e tanti auguri!